Oh, buongiorno ragazzi e bentornati di nuovo qui sul canale. Come vi avevo promesso nello short di giorni fa, vi porto il prodotto novità di Wiz, questa barra luminosa lineare. Una barra luminosa che può fare 16 milioni di colori, più i vari bianchi, sia quello caldo che quello freddo. Ha una potenza luminosa di ben 400 lumen per illuminare i nostri ambienti. Può essere posizionata tranquillamente su una scrivania, su un mobile, ovunque voi vogliate, per dare un tocco, di luminosità e di creatività, diciamo, nel posto in cui l'andrete a posizionare. Funziona con il wifi misto al Bluetooth e non ha bisogno di un hub per poter funzionare. Potrete tranquillamente controllarla anche da remoto tramite l'applicazione proprietaria di Wiz. Possibilità di controllarla ovviamente con l'applicazione, sia con i comandi vocali, con Alexa, Google Assistant e anche le shortcut di Siri. Ha la possibilità di fare anche vari effetti già preimpostati, come l'effetto relax o quant'altro, e anche degli effetti dinamici, sempre ovviamente preimpostati, ma potremmo crearne alcuni anche noi, potremmo andare a gestire tutta la tavolozza dei colori per creare un nostro colore e poi richiamarlo a nostro piacere. Possibilità anche di dargli dei timer, delle schede, delle automazioni, insomma tantissime opzioni. Direi che adesso possiamo procedere, andiamo a vedere il contenuto della confezione. Apriamo la confezione per vedere cosa c'è all'interno. Allora, innanzitutto qui troviamo manuale di istruzioni e guida rapida. Manuale di istruzioni con anche la lingua italiana, ma installarla è veramente semplicissimo, lo vedrete nel proseguo del video. Poi troviamo la barra luminosa, molto ben incartata, come vedete, per proteggerla da eventuali danni, e in questa scatolina troviamo il suo alimentatore. Cerco di aprire, sì, esatto. Troviamo l'alimentatore, adesso apriamo per bene. Mettiamo via la scatola. Esatto. Alimentatore che ha un cavo, direi, abbastanza lungo, non lunghissimo, ma secondo me forse appena appena sufficiente. Spina a due poli italiano, ovviamente. E qui andiamo a aprire la barra luminosa. Andiamo a scartarla. Cerco di non rompere la carta in modo da magari eventualmente poterla riutilizzare. Ecco, questa è la barra luminosa. Devo dire, discretamente pesante. Materiali mi sembrano di ottima qualità, proprio da un senso di solido. Nelle due parti laterali, non so se si riesce a vedere, troviamo il foro per l'alimentazione che può essere messo sia da una parte che dall'altra. Ci sono due possibilità di montaggio. E poi troviamo anche il suo comodo pulsante che servirà per accendere e spegnere, la barra. Davanti invece troviamo la fonte luminosa. Io credo che poi posizionata su un mobile possa essere messa anche in questa maniera, anche perché il cavo, di alimentazione va veramente inserito a fondo, quindi il filo non darà fastidio nel posizionamento della lampada. Quindi potremmo metterla sia in questa posizione, come vedete, sia anche messa, verticalmente. Quindi non so, abbiamo bisogno di riempire uno spazio in una libreria, sarà perfetta per questo scopo. Quindi questo è il contenuto della confezione. Adesso andiamo a vedere di associarla con l'applicazione di Wiz e poi tutte le altre opzioni. Bene, ho collegato la barra luminosa all'alimentazione. Vedete, il cavo non si vede grazie agli spazi che ci sono dietro. Il cavo va inserito, l'alimentazione va inserita bene a fondo, quindi anche a livello estetico non vedremo il cavo sia messa in maniera orizzontale che in maniera verticale. Il cavo rimarrà dietro e non darà alcun tipo di fastidio. Quindi devo dire un'ottima soluzione questa di Wiz. Quindi adesso passiamo all'installazione. Allora clicchiamo sull'applicazione di Wiz.
Vedete che lui la trova già grazie al Bluetooth, come vi ho detto funziona con il wifi misto Bluetooth. A questo punto basterà toccare tocca qui per avviare l'abbinamento. Lui ci chiederà la nostra rete wifi, la password, io le ho già inserite per comodità. Clicchiamo su continua e lui cercherà la barra luminosa. Gli diamo un attimo di secondi, come vedete ecco l'ha già trovata anche in Alexa, come vedete, perché ho già installato la skill precedentemente. Come ve lo dico in tutti i video, ve lo ricordo anche oggi, di installare prima la skill e dopo il dispositivo, così non dovrete più fare altre operazioni, perlomeno per quello che riguarda Alexa, a parte cambiare il nome. Una volta fatto questo, vedete il dispositivo l'ha già rilevato, quindi clicchiamo su finisci e ci troviamo direttamente la barra luminosa. Adesso abbasso un po' la luminosità, scusate, adesso l'ho spenta proprio tutta, direi che è troppo bassa. Abbasso un pelino, benissimo. E adesso possiamo vedere un po' anche tutte le varie opzioni. Per farvi vedere meglio i colori, perché da davanti la telecamera non fa vedere una barra unica di luce, quindi non riuscirete a percepire bene i colori. Adesso la vado a posizionare vicino al muro e vi faccio vedere tutte un po' le opzioni e anche i colori personalizzati, quelli dinamici, e come li possiamo creare. Diamo uno sguardo un po' a tutti gli effetti e anche alle opzioni di questa barra luminosa di Wiz. Allora, innanzitutto vedete qui, ve l'ho posizionata vicino al muro per farvi vedere meglio i colori, dal momento che è inquadrata frontalmente purtroppo prende la barra con la macchina fotografica, prende tutto un colore uniforme, non riescono a vedere bene i vari effetti, invece così riuscirò a farvi vedere bene tutte le sue varie colorazioni. Allora, qui siamo sul bianco freddo, come vedete, cliccando sopra all'apposita icona andiamo a vedere tutte le varie opzioni. Come vedete c'è possibile dare degli effetti preimpostati, i vari bianchi e anche gli effetti dinamici. Ce ne sono vari, ci sono anche le celebrazioni, progressivi e quant'altro. Se me ne farò vedere alcuni, magari sceglierò quelli che mi sono piaciuti un po' di più. Qui abbiamo il bianco freddo, adesso mettiamo il bianco caldo, come potete vedere. Poi passiamo a alcuni effetti semplici, tipo relax. Mi sto scegliendo quelli un po' più carini, diciamo, tra virgolette, tempo TV. E poi vi faccio vedere anche i colori personalizzati, perché in questa sezione potrete creare il vostro colore nella palette dei colori. Vedete, adesso vado sul blu scuro, vado sul rosso e poi mi metto sul verde. Come vedete adesso potremo creare il nostro colore, mettendo sul verde si clicca su aggiungi e verrà inserito nei vari effetti semplici, come l'orange red per esempio, e potremo richiamarli tranquillamente cliccandoci sopra. Andiamo a vedere qualcuno invece, qualche effetto dinamico. Vi faccio vedere anche qui quelli più carini che mi sono piaciuti un po' rispetto agli altri. Vi faccio vedere il caminetto, che ovviamente simula la luce del caminetto come se fosse il fuoco. Vedete, qui si può variare anche, oltre che l'intensità, si può variare anche la velocità, dove c'è la tartaruga e la lepre. Adesso è a circa metà, ve la metto al massimo in modo che così possiate vedere gli effetti un po' in maniera un po' più completa. Caminetto, adesso vi faccio vedere qualcun altro, amore per esempio, che è molto molto carino. Poi vi faccio vedere estate. Poi andiamo su foresta, che questo è molto carino. Per finire andiamo su oceano, questo è veramente molto bello, forse uno dei più belli che ho trovato in questi effetti dinamici, che purtroppo non sono tantissimi e alcuni non sono proprio bellissimi. Poi abbiamo anche pulsa, adesso vi faccio vedere, vedete che pulsa. Poi abbiamo bianco dorato. E per finire abbiamo steampunk. Poi possiamo andare anche sugli ultimi due, per esempio vi faccio vedere Natale, perfetto, che anche questo mettere a Natale molto carino per illuminare i nostri ambienti. E poi per finire abbiamo Halloween. Adesso torniamo direttamente al bianco freddo, come avevamo
a livello iniziale. Andiamo a dare un occhio anche a qualche opzione. Per quello che riguarda le opzioni semplici, allora vedete qui possiamo cambiare tramite l'icona della rotella, possiamo cambiare il nome del dispositivo, dargli l'icona, la marca, vedere i comandi selezionati per anche il telecomando, perché molti dispositivi di WIST funzionano tramite telecomando, spostare in un'altra stanza, la dissolvenza in entrata e in uscita e il comportamento all'accensione. Vedete che possiamo settarlo tranquillamente, anche l'ultimo stato. Poi abbiamo cancella se la vogliamo spostare in un altro ambiente in cui c'è un'altra rete wifi e quant'altro. Poi per finire andiamo nelle opzioni principali invece. Qui possiamo decidere la casa attuale, le stanze, possiamo andare a vedere le luci che abbiamo, come vedete creare dei gruppi e quant'altro. Abbiamo gli accessori, l'impostazione di sicurezza, le varie integrazioni con i vari assistenti, vedete con Alexa e tutti gli altri assistenti, il consumo energetico. E poi abbiamo anche il video delle istruzioni, domande frequenti, chattare per l'assistenza e anche il ripristino da interruzione di corrente. Impedisce l'accensione dei dispositivi dopo il blackout, una funzione veramente molto comoda. Poi abbiamo anche, se non mi sbaglio, la modalità vacanza, che è molto comoda, che simulerà delle accensioni a vari orari per simulare la nostra presenza nell'appartamento anche se in realtà siamo magari fuori o in vacanza o quant'altro. Poi abbiamo anche il buongiorno, come vedete, insomma tantissime veramente opzioni, possiamo dargli anche le varie scene, aggiungerle, i ritmi, i programmi come ho detto, all'orario desiderato e tanto altro. Queste sono un po' tutte le funzioni con tutti gli effetti disponibili per questa barra luminosa di WIST. Testiamo anche il comparto vocale con Alexa. Io ho creato tre scene per poter dare il comando vocale con i colori dinamici o quelli normali. Ho creato tre scene del tipo oceano, amore e caminetto. Altrimenti, con i comandi vocali, senza creare le scene, ci potrà dare solo accendi, spegni, alzare o diminuire la luminosità e cambiare il colore. Una volta creata la scena, al suo interno vi ricordo che si potrà creare anche la shortcut di Siri. Adesso vediamo di dargli tutti i vari comandi. Alexa, illumina oceano. Vedete? Alexa, illumina amore. Alexa, illumina caminetto. Perfetto, vedete gli effetti, quelli dinamici, in questa modalità della scena vengono perfettamente. L'unica cosa che ho, l'unico termine che mi ha preso per poter eseguire queste cose è la parola illumina. Adesso vediamo di mettere dei colori semplici. Alexa, metti barra su rosso. Perfetto. Alexa, metti barra su verde. Benissimo, vedete i colori li cambia tranquillamente. Adesso alziamo e abbassiamo, abbassiamo e alziamo la luminosità. Alexa, metti barra al 50%. Perfetto, vedete, ha calato la luminosità. Alexa, metti barra al 100%. Perfetto, vedete l'ha alzata al massimo. Alexa, metti barra su bianco freddo. Perfetto, vedete i comandi vocali funzionano veramente molto bene. Vi ricordo anche le shortcut di Siri. Direi che abbiamo detto veramente tutto per quello che riguarda anche il comparto vocale e per quello che riguarda in generale questa barra luminosa di WIST, direi che possiamo passare alle conclusioni finali. Bene, eccoci giunti alle conclusioni. Vediamo di dire pregi e difetti di questo nuovo prodotto di WIST, questa barra luminosa. Allora, partiamo dai pregi, cioè le cose che mi sono piaciute durante i miei test di questo prodotto. Allora, innanzitutto la facilità di installazione, un po' per tutti i prodotti di WIST comunque, grazie al Bluetooth integrato, il riconoscimento del prodotto durante l'associazione sarà immediato e come avete visto dal video, in pochi secondi il prodotto sarà già pronto per essere adoperato. I materiali che sono veramente di buona qualità, tenerlo in mano dà proprio un senso di resistente, di solido.
La personalizzazione degli effetti, della creazione dei colori, delle opzioni, devo dire molto semplice grazie all'applicazione che è comunque completamente in italiano. Quindi anche i meno esperti riusciranno a configurarli in base alle proprie esigenze senza alcun tipo di problema. Possibilità di posizionamento della barra luminosa in due modi, sia orizzontalmente come la vedete adesso e anche verticalmente. Questo grazie ai due scavi che ci sono dietro, dove va inserito la presa di alimentazione, che permette al cavo di poter essere gestito per fare in modo di non vederlo o vederlo comunque al minimo quando viene posizionata, non so, su un mobile, in una libreria o quant'altro. Ottimo il controllo da applicazione, quella proprietaria di Wiz, che permette veramente tantissime opzioni, e ottimo anche il controllo tramite Alexa, sia tramite l'applicazione sia con i comandi vocali, che avete visto che sono immediati e non perdono neanche un colpo. Ottimo anche il costo, che devo dire è abbastanza abbordabile, quindi una cinquantina di euro per questa barra luminosa. Vi ricordo che c'è anche la versione con due barre inserite nella confezione, che possono essere collegate fra di loro oppure usate separatamente. La versione non è ancora uscita, non l'ho ancora trovata su Amazon, ma a breve credo che uscirà. Questi sono i pregi che ho trovato in questo prodotto. Vediamo adesso di elencare i difetti che ci sono secondo me. Allora, il primo è quello di per forza di dover creare delle scene per poter richiamare i vari effetti, sia quelli dinamici che quelli normali. Avrei preferito che uno potesse dare il comando normale, tipo metti la scena oceano. Avrei preferito fare così direttamente senza dover per forza creare delle scene. È un passaggio in più e anche uno sbattimento in più. Altra cosa che non mi è piaciuta sono gli effetti. Sì, ce ne sono abbastanza, ma molti sono veramente bruttini. Quelli che vi ho fatto vedere io nel video sono quelli un po' più belli, quelli che ho ritenuto un po' più carini da mostrarvi. Speriamo in un futuro aggiornamento dove mettono ulteriori effetti, sia quelli dinamici che quelli normali. Io direi che comunque questo è un prodotto che funziona benissimo. Chiaramente per chi lo adopera in Alexa e con l'applicazione di Wiz è straconsigliato, perché funziona molto bene, i colori sono fantastici. Direi che abbiamo visto veramente proprio tutto. Se siete interessati all'acquisto vi lascio i link qui sotto in descrizione, e come faccio tutte le volte vi do appuntamento sempre qui sul canale per un prossimo video. Un saluto da Alessandro Cova.